15 ragazzi provenienti dalla città di Melitopol e da altre realtà urbane della regione di Zaporizhia in Ucraina hanno fatto visita questa settimana alla nostra scuola, durante una 10 giorni nella nostra città dedicata a vivere un'esperienza al di fuori del loro status di rifugiati di guerra e lontano da situazioni di conflitto e violenza. Il gruppo, composto da ragazzi e ragazze ucraine tra i 10 e i 16 anni di età, ha avuto durante questo periodo la possibilità di incontrare giovani, scuole, vivere esperienze culturali, educative e della cooperazione sociale, praticare sport e fare tappa nei luoghi più belli di Reggio, nonché di incontrare diversi cittadini e cittadine di origine ucraina residenti in provincia. L'iniziativa di accoglienza nasce all'interno della dichiarazione di solidarietà e amicizia tra la città di Reggio Emilia e la città di Melitopol, stipulata a settembre del 2023, e del gruppo di lavoro che si è formato a seguito della firma di tale dichiarazione. Il coordinamento è stato affidato alla Fondazione E35. Allora, questo progetto nasce innanzitutto da una relazione di amicizia che si è consolidata in questi ultimi anni tra la città di Melitopol in Ucraina e la città di Reggio Emilia. Amicizia che è stata anche sottoscritta a Reggio Emilia e che ha generato una serie di relazioni tra le due città, tali per cui siamo arrivati a immaginarci di organizzare questa esperienza per alcuni ragazzi non solo della città di Melitopol, ma anche di altre città di questa, della regione di Melitopol, e un'esperienza appunto di scambio, in questo caso di visita alla nostra città e alle esperienze del nostro territorio. Questo è stato fatto, diciamo, coordinato da Fondazione 35, che è appunto una fondazione partecipata del territorio che si occupa di relazioni internazionali e progetti europei, ma grazie in realtà all'aiuto di tutta una serie di enti, di realtà del territorio che hanno voluto contribuire a questo progetto. Questi ragazzi oggi vengono in un'esperienza diversa, sono passati dalla danza a vedere l'arte della fotografia, però vedono tante brutture nel loro territorio, vengono da un territorio devastato. Vengono da un territorio occupato e quindi vengono anche, insomma, da un'esperienza sicuramente molto forte. L'idea di questo progetto è, insomma, di permettere a loro anche di visitare, di uscire un attimo da questa dimensione, ma anche di conoscere, di entrare in relazione con un altro paese, perché la nostra idea è comunque che ci auguriamo ovviamente che questa guerra finisca il prima possibile, che loro possano progettare un futuro, chi lo sa, magari anche in Italia. I ragazzi sono dei ragazzi che hanno un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, ragazzi e ragazze, e quindi ovviamente quello che gli è stato proposto in questi giorni ha voluto un po' coprire un po' tutti i loro interessi che prima sono stati esplorati, quindi dallo sport alla danza, alla cultura, al tempo libero e anche ovviamente alcuni laboratori sul tema del benessere e della felicità, perché la nostra idea è di no, non dobbiamo mai smettere di lavorare anche su questo aspetto. Esatto, abbiamo accolto un gruppo di ragazzi ucraini e abbiamo mostrato un po' come funziona la nostra scuola, il Liceo Canossa, soprattutto con l'aiuto prezioso di nostri studenti e ex studenti di origine ucraina che hanno fatto da interpreti. E abbiamo mostrato la progettualità che è presente anche visivamente attraverso le foto di fotografia europea, che sono anche alle mie spalle, l'esposizione che abbiamo installata qui nel nostro atrio e nei nostri corridoi, le attività appunto che sono presenti all'interno della scuola, abbiamo portato in palestra per le attività di scienze motorie, abbiamo mostrato un po' le tappe fondamentali anche di questo studio e le abbiamo anche portate nel laboratorio di scienze dove appunto responsabile ha spiegato loro quali sono, diciamo, gli esperimenti, gli strumenti necessari per affrontare questa materia a livello proprio pratico. E altri nostri studenti, anche facendo, diciamo, da interpreti in inglese, dato che il liceo linguistico è uno dei nostri indirizzi, hanno strutturato anche a livello proprio visivo, hanno mostrato la struttura del nostro orario, quindi quali sono le materie principali che studiamo, le materie di indirizzo nei quattro indirizzi, quindi linguistico, scienze umane, LES e coreutico,
e abbiamo cercato di interagire con questi ragazzi anche con dei giochi che possano, diciamo, mostrarci la loro idea sulla scuola italiana e sugli studenti italiani. E dopodiché ci siamo spostati in Aula Magna, dove hanno assistito a una lezione di danza classica della nostra prima liceo coreutico e in qualche modo hanno anche capito qual è, diciamo, l'approccio dell'espressione del corpo che noi attuiamo attraverso questa materia di indirizzo. Che cosa porteranno questi ragazzi con sé alla fine di questa giornata? Sicuramente una visione di una scuola aperta, inclusiva, in cui tutti i linguaggi, a partire da quelli umanistici, che sono la caratteristica della nostra scuola, vengono affrontati con competenze trasversali, e anche un concetto di inclusione, perché abbiamo appunto cercato di coinvolgere dei nostri studenti, ex studenti, che possano in qualche modo raccontare la loro esperienza per una scuola da vivere e da condividere con gli altri, con gli insegnanti e con tutti quelli e tutta la popolazione comunque che vive attraverso la nostra scuola, il nostro istituto, la nostra identità. Siamo veramente molto, molto contenti di poter accogliere questo gruppo di studenti con i loro insegnanti che li accompagnano per cercare di dare loro due messaggi fondamentali. Il primo messaggio fondamentale è che siamo in cerca di pace e che loro sono l'investimento per il nostro futuro e per il futuro della nostra realtà, della nostra società. E il secondo messaggio è un messaggio di speranza, è un messaggio di speranza che vogliamo dare loro facendogli vivere alcuni momenti di una quotidianità possibile, realizzabile e che sta dentro una dimensione di pace e di relazione, di amicizia tra i popoli. Che messaggio vogliamo lasciare invece ai ragazzi del liceo Canossa? Da questa visita, che cosa devono imparare? Devono imparare che nulla è scontato. La storia ci deve insegnare che quella benessere, quella pace che abbiamo costruito con tanta fatica, con tanta difficoltà, con tanta tenacia in questi anni, non può e non deve essere data per scontata, deve essere coltivata e fatta crescere nel tempo perché diventi un patrimonio della nostra società. L'arte, la danza, la fotografia possono contribuire alla pace. Assolutamente sì, è una cosa che perseguiamo, un obiettivo che perseguiamo continuamente, e ovviamente è trasversale a quelle che sono le materie di indirizzo di studio, quindi come queste competenze possano essere affrontate dai ragazzi attraverso dei linguaggi trasversali e toccare delle identità che siano simili a tutti. Qual è l'augurio che vuole fare loro? Di tornare alla vita di prima, che è quello che ci hanno detto gli manca in questo momento di più, e quindi è veramente un grandissimo augurio da parte di tutti noi e credo di tutti i cittadini della nostra città di vedere questa guerra finire il prima possibile, la loro vita, i loro progetti realizzarsi il prima possibile.